Buonasera al pubblico di Nero su Bianco, il nostro salotto di attualità che torna dopo la sosta pasquale, la tensione sulla rete per superare la crisi. Sarà questo il tema del nostro appuntamento del lunedì. Ospiti in studio, ovviamente il presidente di Coeso, Giancarlo D'Alessandro. Buonasera e bentrovato. Buonasera a tutti i telespettatori. La new entry invece di questa settimana si chiama Giovanni Di Clemente, amministratore di Telweb. Buonasera Buonasera, buonasera a tutti. e bentrovato anche a Grazie, lei. grazie. Bene, allora, dopo Pasqua si apre una fase fondamentale per l'associazione Coeso che radica la sua presenza sul territorio. Oggi abbiamo in mano un tema molto attuale, anche alla portata di tutti, alla mano di tutti, che è quello della coesione sulla rete. Quindi una questione veloce, possiamo dire, D'Alessandro. Sì, è una coesione che innanzitutto è fattore di particolare soddisfazione per il presidente di Coeso che rappresenta l'intera associazione culturale in questa sede e dovunque noi agiamo, perché l'ospitazione dell'ingegner Giovanni Di Di Clemente. Clemente rappresenta per noi una prima salita in vetta, una prima verifica di quello che è l'orizzonte che Coeso attende. Quindi, seppure in modo inusuale, dottor D'Alemio, mi si consenta di fare in questa sede e verso tutti i telespettatori un gesto che spero possa avere il suo valore, stringere la mano ad Bene. un imprenditore e quindi c'è sostanza nell'azione di chi ha voluto scegliere questo territorio per esercitare non solo un livello alto di professione, ma in particolare per consolidare un'iniziativa a fronte di esperienze già acquisite, in cui partner sono risorse professionali del territorio e un territorio dove questa azienda si muove nella quotidianità e quindi produce valore. Molto spesso sentiamo dire che siamo oggetto di predazione, quindi c'è chi prende sul distretto della Valle Peligna, ed in particolare sul suo capoluogo e di territorio, e in particolare invece qui si sovverte l'ordine dei fattori, c'è chi imprende e chi imprende a fronte della capacità di intraprendere un percorso che sfrutta sì il tempo della modernità, ma sicuramente fa un'opera di coesione fondamentale, di premessa a quella che Coeso attende come la risultanza di un processo di innovazione continuo. La fibra, di cui questa sera sentiremo parlare in termini assolutamente professionali, è uno strumento prodotto di innovazione e quindi questo territorio comincia a fare i primi veri passi per la ripresa. Ebbene, non potevamo che aprire con questa immagine alta e significativa perché ogni forma di coesione parte poi da un gesto, una stretta di mano, perché altrimenti se non c'è l'incontro poi si resta sull'individualismo. Quindi questo è diciamo, un ponte di collegamento che è un po' il filo conduttore di questo salotto di attualità nero su bianco. E con Di Clemente io partirei per costruire le fondamenta, no, del nostro discorso proprio su un'analisi storica, l'avvento della rete e anche lo sviluppo della comunicazione, perché poi parleremo anche dell'innovazione che chiama, che fa l'appello alla questione. Quindi com'è nato tutto questo discorso? Allora, diciamo che la prima forma di coesione forse si è avuta proprio tra lo sviluppo del web, delle pagine web, e lo sviluppo delle reti delle comunicazioni. Quando internet è diventata una rete alla portata dei cittadini, prima era una rete militare, sostanzialmente le connessioni erano lente, per cui chi sviluppava siti web aveva la necessità di ridurre diciamo, la grandezza dei file inviati per poter rendere facilmente fruibile la pagina web a chi vi accedeva. La richiesta di avere una maggior grafica, un aspetto migliore, ha stimolato chi sviluppava reti di telecomunicazioni, tecnologie per le reti di telecomunicazioni, a creare strumenti più capaci, più performanti. È nata la DSL, partiamo dal modem, poi la DSL, la DSL2.
Questo ha consentito anche di diciamo portare sulle pagine web che all'inizio erano statiche anche contenuti multimediali. Questa è la prima forma di coesione che ha rappresentato e rappresenta per noi l'equivalente di una rivoluzione industriale, perché il web ha cambiato completamente il nostro modo di vivere e il modo di produrre e commercializzare delle aziende. Io parlerei adesso con D'Alessandro invece di innovazione. Quanto conta l'innovazione poi per arrivare alla coesione, no? Vera e propria? L'innovazione è di per sé parola carica di contenuto. Molto spesso, quando si pensa all'innovazione, si pensa all'avanzamento dello stato di maturità di una preesistente tecnologia, ma in particolare fa riferimento alla sua aumentata capacità in termini di soddisfacimento dei bisogni del cliente e quindi dell'utenza. In realtà, nel concetto di innovazione c'è sempre lo spirito della ricerca da parte di chi si appresta e si cimenta a generare un nuovo strumento, una nuova parte di nuova conoscenza, un oggetto. Il tutto sempre perché è innata in noi uomini questa spinta emotiva. E questa è una dimensione che la coesione, a cui la coesione non deve rinunciare. La spinta emotiva è il fattore critico di successo in una società che vive anche una situazione di crisi come quella che noi stiamo, con la quale ci stiamo confrontando. Colgo l'occasione, mi sia concesso sempre in termini molto bonari, di dire che ancora parliamo di un'area di crisi semplice, Semplice. ripeto, Loli semplice. lo ha ricordato, anzi è una proposta, quindi Ecco, e questo a maggior ragione, se da una parte rappresenta per noi sempre una sfida a poter dimostrare la criticità insita in questa dimensione valiva, non dobbiamo però disdegnare che venga ricondotta ad una parametrazione di minore importanza, perché qui si parla di semplicità, che non nega di fatto accesso a strumenti di sussidio finanziario. Ma su questa semplicità la piccola media impresa che ha nella sua mission quotidiana la ricerca di soluzioni e soprattutto la vicinanza alla utenza di riferimento per poterne soddisfare i bisogni rappresenta lo spirito concreto dell'innovazione. Chiaramente sulla fibra viaggiamo sul protocollo massimo ad oggi che possiamo prendere a riferimento per accorciare le distanze, soprattutto i tempi, soprattutto la circolarità del patrimonio informativo che è sostanza per chi imprende. Eh sì, per rifarci anche all'attualità, è chiaro che la dichiarazione solenne di Valle Peligna come area di crisi complessa deve presupporre anche la sussistenza di alcuni detrattori industriali o ambientali che al momento la Valle Peligna non ha. Ecco. Ma al di là di area di crisi semplice o area di crisi complessa, sicuramente Di Clemente lei confermerà che c'è crisi perché la Telweb è una realtà che muove i primi passi sul territorio, però li muove con successo, quindi in poco tempo, in pochissimi mesi, è già una realtà che è diventata punto di riferimento per questo bacino peligno, Sulmona Valle Peligna, per il territorio. Allora la domanda è se una startup può imprendere in un ambito territoriale dove c'è crisi. Guardate, se io vi dicessi che si può piantare un albero di mele in qualsiasi terreno, direi una cosa non corretta. Però se io vi dico che ogni terreno fa crescere le sue piante, anche il deserto in alcuni punti, questo è un discorso, è un discorso vero ed è anche importante. Anche in un'area di crisi, se si trova la giusta necessità, se si capisce come si può interagire col territorio nel quale si va a inserire la propria impresa, c'è la possibilità di avere successo. Quali sono gli elementi di successo e quali strumenti può offrire il territorio in tal senso, secondo lei? Secondo me il maggior, diciamo, il driver di successo della mia azienda è il fatto che sia completamente collocata in questa valle. Cioè noi siamo presenti, a differenza dei grandi operatori, siamo presenti nel territorio, viviamo nel territorio, viviamo del territorio e diamo il nostro contributo allo sviluppo del territorio. Questo significa che siamo in grado di dare maggiore assistenza ai nostri clienti perché siamo vicini ai nostri clienti. Significa che quando dobbiamo acquistare materiali, cerchiamo di acquistarlo, ovviamente la fibra è che a Sulmona non ci sono ancora aziende che la producono, però per
per tutto il resto cerchiamo di acquistare materiali sul territorio, creiamo occupazione nel territorio. E mi sento di dire che comunque vivendo in questo territorio a mandorlo, quello che si costruisce, che cerchiamo di costruire ha una certa serietà e questo ci viene riconosciuto anche dai nostri clienti che sono soddisfatti dei nostri, diciamo, tempi di intervento, della qualità dei nostri prodotti. Bisogna comportarsi seriamente con questo territorio perché è un territorio che non perdona se poi lo si prende in giro. E quindi secondo me se si ragiona in questi termini, questo territorio dà parecchio spazio a parecchie aziende. Qui mi pare di capire che questo vuole in qualche modo, tra virgolette, benedire, no? Questo progetto di innovazione creato sul territorio da Teleweb, che può diventare anche una sorta di progetto pilota, di modello, di innovazione che suscita ricchezza, suscita occupazione per restare anche competitivi sul mercato, perché sappiamo come l'innovazione può essere sinonimo in quest'ottica di competitività. Non so se però la Telweb può essere anche un modello o un progetto pilota di una coesione rapida e veloce. Noi sappiamo che l'innovazione, come diceva lei, da Alessandro, accorcia, no? Questa lunghissima distanza, abbatte questo muro della coesione che noi sappiamo che le resistenze sul territorio sono tantissime. Difatti, non possiamo prenderci tempi lassi e troppo distesi per raggiungere l'obiettivo di recuperare ciò che ormai vorremmo sperare abbiamo alle spalle, ma gradualmente sta accadendo, cioè la spirale recessiva dal livello mondiale a quello europeo, a quello paese, ma in particolare dobbiamo contare su questo aspetto ed è ciò che Coeso ha apprezzato in questa giovane azienda del nostro territorio. Intanto il coraggio di dare alle proprie idee un volto e una dimensione. Quindi la determinazione, che è un fattore critico di successo nella società umana, e in particolare la finalizzazione di questo impegno, di questa ambizione, verso cosa? Ambiti del mercato che possono assicurare redditività. Non è certamente, ci dicevamo poc'anzi in salotto, scorretto dire che si può fare profitto morale. È l'unica forma da perseguire. Il profitto amorale e immorale evidentemente è da tenere assolutamente lontano. In questo senso, cosa abbiamo voluto in questa circostanza di trasmissione portare alla presenza e alla valutazione dei tanti telespettatori che questa emittente serve con un brillante impegno di service di telecomunicazioni? Il messaggio che questa azienda va guardata, va osservata e può essere un modello da emulare. E quindi sostanzialmente va clonato la dimensione. Andate a trovare questa giovane azienda, non stiamo qui a fare gratuita pubblicità. D'altronde questa azienda è già in movimento, è già sta andando sul suo percorso. Ma andate a confrontarvi, prendete un caffè con questi giovani imprenditori e guardateli negli occhi. Hanno la fiducia di chi nel futuro vede una opportunità anche per loro. Ed è questo il modello sul quale dobbiamo giocare. Non c'è da discutere se recuperare il vecchio, l'usato sicuro nei sistemi politici piuttosto che l'innovazione a tutti i costi degli assembramenti, c'è da far largo e spazio a chi imprende. Le chiacchiere sono finite, il Cogesa probabilmente ha già occupato spazio da questo punto di vista. Noi dobbiamo rilasciare il terreno a chi ha la capacità di porre cantieri di produttività. Questa giovane azienda ne è un esempio. Ma io vorrei aggiungere anche una Sì. cosa. Ci capita spesso, quando lavoriamo in strada, che persone assolutamente sconosciute si fermano con le macchine, aprono il finestrino e ci ringraziano. Ci dicono che ci seguono, ci chiedono quando arriviamo nelle loro zone. Sono i momenti che gratificano le giornate, che sono anche Beh, faticose, soprattutto d'estate, ma per è i tecnici. evidente che sicuramente quel rapporto con la gente è il risultato, non vogliamo dire. Dà questo senso di appacatezza perché ogni prodotto di innovazione, oltre che alla competenza, oltre che alla passione, sicuramente va a abbracciare anche una dose di sacrificio e questo lo fa ogni persona che
in questo territorio non vuole esercitare la lamentela, sempre facile, ma vuole esercitare il fare. Quindi forse da questo punto di vista lo diciamo sempre che è il caso di invertire la rotta, cambiare la logica. Però mi sembra di capire che la società del web non è una società sganciata dal territorio, cioè ha tenuto conto anche della storia, ha tenuto conto delle radici, ha tenuto conto di un contesto, no? Lo Certo. dicevamo prima, un contesto segnato purtroppo dalla crisi. Allora, la tel web come si integra con questa dimensione, con il territorio? Allora, una cosa importante, uno stimolo importante che ho avuto all'inizio quando ho deciso di creare questa azienda è quella, io ho lavorato 15 anni fuori sul Mona, ho lavorato con tante aziende, non ho mai voluto abbandonare sul Mona. E ci sono voluto tornare. Perché sul Mona mi piace, perché sul Mona. E quello, la cosa che mi faceva rabbia è che comunque sul Mona veniva sempre considerata la periferia di Avezzano, di L'Aquila, di Pescara, eccetera, eccetera. A noi le reti cellulari sono arrivate dopo che sono arrivate in altre cittadine. Forse nella logica delle grandi aziende è anche giusto che sia così. Però questo essere considerati sempre periferia, non lo so, io sono orgoglioso della mia città, quindi ho deciso, ok, visto che io questo lo so fare, visto che questo lo posso fare in altri posti, forse anche con più semplicità, però lo posso fare anche a Sulmona, perché non farlo? È stato uno degli elementi per cui ho deciso di abbandonare, io avevo un buon posto, una buona carriera in aziende al di fuori di questa città, ho deciso di abbandonare tutto e ricominciare da capo. Bene, e questo diciamo sicuramente oggi è una scelta di coraggio, anche che viene vista, viene osservata, viene letta, valutata anche da tantissimi giovani che magari c'è chi lo fa fuori dal territorio, chi lo fa dentro, ma parleremo fra pochissimo di questo. Quello che volevo approfondire invece con il presidente di Coeso è questo binomio storia e innovazione, tradizione e innovazione, perché ci diceva l'amministratore di Telweb che una società si integra con il territorio. Allora, il binomio storia e innovazione è un binomio possibile? L'innovazione parte dalla storia, parte da un territorio, parte dalla tradizione? L'innovazione può fondare sulla storia un'importante opportunità, una nuova opportunità. Una storia certa e certificata, quella del nostro comprensorio ed in particolare della bellissima città di Sulmona, all'interno, di questa dimensione geografica, territoriale, ben nota e sempre più conosciuta. L'ultimo periodo ce ne ha dato evidenza di un nuovo afflusso rivalutato al 20% di visite turistiche, ha bisogno di ricordare la propria storia senza necessariamente magnificarla, perché la riflessione che è caduta all'interno di un nostro direttivo è come mai si parli delle Ovidiadi e quindi di questo insigne rappresentante che per il nostro territorio è il vero ambasciatore antesignano, prima di ogni altra forma anche di prodotto che questo territorio può vantare, senza che si sia mai parlato dell'asse viario che corre da nord a sud e che porta il nome di questo poeta. Questa strada non esprime dignità alcuna nei riguardi di questa figura che nella nostra storia ha avuto una grande importanza. Probabilmente dovremmo partire da qui e se fossi un candidato sindaco, never say never, ingegnere Di Clemente, potrei certamente pensar bene di restituire a questo nome che titola un segmento viario importante la dignità di cui dovrebbe essere titolato. Noi a volte facciamo riferimento troppo alla storia e poco al futuro, e in questo caso la fibra che è proiettata in una dimensione non futuristica, perché già il nuovo futuro della dimensione del trasporto dell'informazione
è oggi una opportunità da cogliere per questo territorio. E quindi il territorio potrà ospitare nelle sue tradizioni migliori, nella sua popolarità, nella sua dimensione di bellezze artistiche, architettoniche, paesaggistiche, monumentali, certamente l'infrastruttura che però questa azienda ha scelto di capillarizzare, un po' come il principio della fibra. Ma qui andremmo, ingegnere, su un settore di cui certamente lei maneggia bene tutte le dimensioni, potremmo forse fare un giorno un approfondimento. Coeso vorrà fare anche dei momenti di approfondimento seminariale, potremmo scegliere questo. Mi si consenta di aggiungere sì. Che il 30 aprile di quest'anno sono trascorsi 30 anni dall'inserimento del Paese Italia all'interno del circuito di Internet. Quindi ci saranno grandi festeggiamenti, abbiamo già visto, sono stati già fatti annunci, il 29 e il 30 aprile si parlerà di questa importante innovazione, perché è la spinta che ci proietta, se ben utilizzata e prima ancora se conosciuta, verso la capacità dell'innovazione di dare ad un passato un futuro. E questo è il segno che Coeso ha colto in questo imprenditore e nell'azienda di cui oggi lui rappresenta l'insieme organico, ma viaggiare su un protocollo che evidentemente ha una dimensione aumentata di capacità, di trasporto, di servizio, significa essere fasati con il futuro e quindi viaggiare in anticipo rispetto ad una prospettiva. Guai a ripetere il solito standardizzato protocollo o elenco di quelli che sono i bisogni senza avere soluzioni innovative. Sappiamo che da questo punto di vista l'innovazione sicuramente costituisce una spinta alla ripresa e sappiamo bene che se l'innovazione, come dicevamo, abbraccia la tradizione, quindi viene, no? Scaturisce da una storia, poi sicuramente chi fa esperienza, una società che fa, una realtà che fa esperienza di innovazione deve restituire anche qualcosa al territorio. La vostra esperienza che cosa sta restituendo? Allora, noi, come dicevo anche prima, noi cerchiamo di far sviluppare un mercato qui all'interno, coinvolgendo professionisti che ci sono qui, ci sono a Sulmona. Sulmona ha il grave problema di perdere le competenze, perché i nostri ragazzi, quando studiano a 18 anni, vanno all'università fuori. Sulmona ovviamente mantiene queste persone negli studi universitari al di fuori di questa città e queste persone rimangono fuori. Noi stiamo cercando di non trovare competenze, anzi devo dire per il momento è così, nella mia azienda ci sono esclusivamente persone di Sulmona, ci sono famiglie che stanno cercando di stabilizzarsi attraverso la realtà che stiamo tutti noi creando. Parlo della mia azienda, ma alla fine siamo un gruppo di persone che condivide un obiettivo. La cosa più bella che c'è in azienda è che noi, essendo anche un'azienda comunque strutturata, però tutti danno il loro contributo con amore e quindi per noi questo è anche, diciamo, il punto di forza, perché noi non andiamo al lavoro, noi ci incontriamo e condividiamo un progetto. Quello che stiamo facendo noi con le fibre ottiche per la città, secondo me, può favorire moltissimo il turismo, quindi può essere un valore aggiunto per cercare di attrarre turisti che oggi si muovono. Oggi tutti hanno bisogno di connettersi. Chi va in vacanza vuole mandare foto sempre a risoluzione più alta. I professionisti che si muovono hanno bisogno, quando tornano nei loro alberghi o nei bed and breakfast, hanno bisogno di connettersi, e quindi la prima richiesta che viene fatta agli albergatori è quello se c'è un wifi interno. Dare la possibilità alle nostre strutture ricettive dicendo sì, c'è il wifi, ma addirittura hai la possibilità di connetterti in banda ultralarga, significa dire a queste persone che vogliono venire a Sulmona che qui hanno dei servizi che sono innovativi e forse, mi permetto di dire, Sulmona è tra le prime città in Italia ad avere una rete in fibra ottica che raggiunge gli appartamenti. Mi permetto di dire che probabilmente queste risorse non ce l'hanno nemmeno a casa loro. Possiamo puntare su questo, possiamo puntare secondo me. Si può pensare anche a un turismo fatto di persone, di dirigenti di grandi aziende che sono stanchi del ritmo del forzato che le città, quando sono grandi, costringono ad avere, e pensare di attirare queste persone dicendo ok, tu puoi venire a Sulmona,
puoi venire con la tua famiglia, mentre i tuoi figli si divertono e vanno in giro per la città, questa città così meravigliosa, tu hai la possibilità nel tuo albergo di avere videoconferenza in tempo reale, di scambiarti file, di connetterti con il mondo come se tu stessi nel tuo ufficio. Oggi questo si può fare attraverso le tecnologie, c'è il cloud, c'è la possibilità di fare videoconferenze che oramai non hanno più i limiti delle videoconferenze di qualche anno fa, che erano sgranate, erano quasi fastidiose. Oggi c'è la possibilità anche di fare questo qui a Sulmona. Sì, beh, io credo che poi l'innovazione parte dal momento in cui questo territorio finisce di piangersi addosso, Ed è la cosa perché principale. Sulmona come questo territorio può avere un primato. Adesso parliamo di innovazione, parliamo di start-up, parliamo di internet, di rete, ma abbiamo visto che sotto altri profili effettivamente non bisogna illudere nessuno, quindi le vulnerabilità si toccano con mano, sono fattori da valutare, da considerare, però rendersi secondi a qualcuno non va mai bene. Allora, siamo in chiusura, quindi un ultimo giro di domande. Qual è il messaggio, Presidente, di questo da lasciare ai nostri telespettatori? O meglio, chi vuole fare, chi vuole produrre innovazione, dove deve trarre la forza? La forza la deve trarre dai buoni esempi, che spesso sono la traccia migliore, e laddove ce ne siano le opportunità, avere la determinazione per seguirne, farne un cantiere. Va detto che, è fondamentale assicurare a questa dimensione territoriale un circuito, turistico, pluristagionale. Il tutto non si sintetizzi però nell'aumento del numero delle tazzine di caffè vendute nei momenti in cui c'è la maggiore presenza in circostanze come le ricorrenze e gli appuntamenti di grande dimensione. Dopo il lutto dell'angelo abbiamo già di nuovo respirato la crisi. Questo vuol dire non avere un progetto complessivo basato sulle vocazioni territoriali, ma vuol dire soprattutto essere disattenti particolarmente a quella che può essere la dimensione dalla quale ripartire. La piccola, media impresa ha bisogno di imprendere, ha bisogno di poter avere sicurezza e garanzia e assistenza per poter generare il restart di questo processo. Un brevissimo pensiero vada anche alla capacità che la fibra potrà assicurare alla dimensione territoriale delle frazioni, quindi i subambiti delle municipalità, ed in particolare ai cosiddetti ambiti a vocazione rurale, di cui peraltro Coreso in questo studio ha già parlato, nel senso che saranno proprio quelle realtà la cui interconnessione farà integrazione tra i vari sistemi di offerta, nella pluralità e nella gamma in cui questa può essere esercitata. La ricetta è dunque più semplice di quello che si pensa. Bisogna assicurare a queste figure professionali, che hanno evidentemente anche la spendibilità di una cultura di livello, la capacità di dare volto alle loro volontà. Perché la dinamica che può assicurare una riunione, un meeting di una startup come quella di Telweb è certamente più alta di un consesso dove financo 100 ore di riunione politica non produrrebbe lo stesso risultato. Pensiamo quanto tempo abbiamo sprecato rispetto a quanto potrebbero valorizzarne questi imprenditori. Di Clemente, chiudiamo con lei una parola da giovane per i giovani. È possibile lavorare qui sul territorio? È possibile fare qui innovazione sul territorio? Quindi ai giovani Assolutamente lei sì, che consiglio dà? assolutamente sì. Nel territorio si può rimanere. Io mi sento di dire ai giovani di studiare perché è importante, il know-how è importante, di avere una mentalità aperta a 360 gradi. Mettere su un'azienda non significa solo avere esperienza tecnica, anzi forse quello è quasi il minimo. C'è la necessità di avere la cultura
dell'imprenditorialità, di capire come si fa un business plan, di capire come si amministra un'azienda, di capire come si può ricercare, possono ricercare fondi, però questi giovani non possono essere lasciati da soli, perché io sento dire spesso sei giovane, devi costruirti il futuro, sei tu la leva del futuro, di quello che si potrà sviluppare. Una volta, quando si andava, quando i giovani si approcciavano al mondo del lavoro, andavano a fare i garzoni presso falegnami, quello che c'era, insomma, e imparavano un mestiere. Oggi i ragazzi escono dall'università, per carità, le scuole stanno cambiando per fortuna, però escono dall'università che hanno una forma mentis e non conoscono quasi niente di quello che è la realtà, diciamo, dell'economia che c'è fuori. Quindi i giovani devono avere coraggio, devono comunque impegnarsi negli studi, ma chi ha esperienza deve mettersi lì e deve aiutarli, non possiamo lasciarli da soli. E beh, certo, perché ognuno può diventare autodidatta, ma non si nasce autodidatta, questo è chiaro. Bene, per chiudere il nostro appuntamento con Nero su Bianco, come siamo soliti fare, con le pillole di letteratura e di saggezza, uno sguardo interiore, quindi l'innovazione che nasce dal cuore, ci affidiamo a Yang. La vostra visione apparirà più chiara soltanto quando guarderete nel vostro cuore. Chi guarda l'esterno sogna, poi aggiunge, chi guarda all'interno si sveglia. E quindi speriamo che di non dormire più, o meglio, di dormire quando bisogna riposare, ma non dormire invece poi quando bisogna vivere, produrre e anche innovazione, quindi rimanere svegli, perché si fa anche giorno, no? Speriamo si faccia giorno per il nostro territorio. Grazie a Giancarlo D'Alessandro, presidente di Coeso. Grazie a voi e tanti cari auguri, tanta fibra. Grazie alla società Telweb, meno bradipi e tanti devrieri. Bene, e grazie allora anche a Giovanni Di Clemente. Grazie a voi e a tutti i telespettatori. Grazie al nostro pubblico di Nero su Bianco, io vi do appuntamento fra due lunedì con Onda TV e vi lascio ora la nostra rubrica dedicata agli antichi mestieri. Buona serata a tutti.